sono affetta alla Sam, che appunto prende il titolo da una ninna nanna greca. Quello che secondo me è l'intreccio è composto da una parte, appunto dal, parlo di un trasferimento, che è anche un'esperienza appunto, vuol dire violenta, di questa famiglia, specialmente dal punto di vista della bambina, che si ritrova a 8 anni in un paese straniero a lei. E questa esperienza appunto è pregna comunque dell'abbandono, non proprio del solo della propria lingua, ma anche delle proprie amicizie, del proprio paesaggio e di tutto quello che per lei era appunto il mondo. A questa esperienza, che possiamo dire che è anche un lutto, appunto viene vissuta come una morte, si affianca la possibilità appunto di rinascere nel nuovo paese, con le amiche, studiando, imparando la nuova lingua, innamorandosi appunto dei romanzi, della letteratura, e quindi una forma di riscatto sociale che è una rinascita. In questi due movimenti appunto c'è il filo dorato del mio racconto, e proprio emerge appunto la lingua in tutti i suoi aspetti corporei e relazionali. Infatti vediamo come la lingua per la bambina nella sua memoria è legata appunto alla ninna nanna, che le canta appunto la madre da cui ho dato il titolo. E la musicalità della lingua fa emergere proprio questo aspetto emozionale che la lega sempre alla sua lingua madre. Il mio racconto e la motivazione è iniziato appunto principalmente chiedendomi e leggendo i racconti appunto delle varie edizioni di lingua madre, mi sono chiesta appunto cosa rappresenta per me la lingua madre, e subito mi è apparso che non è una questione di padronanza, di come appunto uno possiede a livello di capacità linguistica la lingua, ma è molto legata alle emozioni, al corpo, anche al cibo. Secondo me appunto la lingua rappresenta appunto la nascita, nel momento in cui si imparano le parole, le prime parole che vengono insegnate dalla madre o dai tuoi genitori, impari a nominare il mondo, impari a relazionarti con l'esterno, avere una posizione all'interno, nel mondo. In questo modo io penso che nel sentirsi stranieri è un'esperienza che la si può avere in un'altra lingua, ma anche nella stessa propria lingua, quando non si riesce più ad esprimersi. E a questo appunto volevo, quello che io penso sulla lingua madre, e per me rimarrà sempre, penso, il greco. Questo perché davanti a alcune parole come quelle del paesaggio della Grecia, come il mare, nonostante io possa imparare tante parole appunto che in varie lingue che stanno per il mare, quella greca, thalassa, ha questa capacità fortissima di portarmi l'immagine del mare, proprio perché è la prima parola che io ho imparato e quindi è talmente legata appunto alla relazione con il paesaggio e le emozioni. E, oltre appunto la questione della lingua, per me è stato molto importante appunto attraverso la scrittura, e penso che la scrittura per me rappresenti il respiro. Questo in che senso? Nel senso che da una parte la scrittura si nutre dei fatti, degli avvenimenti che nel passato, attraverso il ricordo del nostro presente, però entrando dentro di te appunto si nutrono anche di tutte quelle emozioni, quelle interiorità che appunto ti fanno vedere, che sono poi il filo dorato del mio racconto. Infine, nello scriverli c'è la questione appunto che lo doni ad altri, quindi diventa altro. È proprio come un respiro in questo circolo che entra dall'esterno per poi essere vissuto, rielaborato, e fuoriesce per essere letto, donato, e diventa altro. Infatti
uno dei motivi per cui ho deciso di scrivere in terza persona, lasciando anche indefiniti i nomi personali, è perché proprio nella mia esperienza voglio appunto che rimanga così aperta per un'altra rielaborazione, per essere fruita poi da tutti quelli che vivono in Italia, che hanno avuto un trasferimento dal loro paese, che sono un po' come me, forse la seconda generazione.